Ciao a tutti da Odaiba. Eccomi qua, come promesso sono davanti alla statua, alla bellissima statua del Buddha. L'ho già filmata in altri miei video, con altri miei viaggi, sono qui davanti. Questo è un video per tutti coloro che mi seguono e che ancora non l'hanno vista. Per i nuovi iscritti, mi raccomando, iscrivetevi anche voi al mio canale. Chi non l'ha ancora fatto è pregato di farlo. Guardate che bello, eccola qua. La statua del Gundam di Odaiba, altezza una ventina di metri, dovrebbe essere alto quanto è veramente nell'anime, circa una ventina di metri, stupenda statua. Di sera è anche tutta illuminata. Bellissima. Per quelli che so io, sapevo che ce n'era un'altra a Shizuoka, ma non, l'anno scorso sono andato a Shizuoka ma non l'ho trovata, forse l'hanno rimossa. Poi sapevo tramite internet che ne volevano mettere un'altra davanti all'aeroporto, vicino all'aeroporto di Haneda qui a Tokyo. Non so se l'hanno fatto, non ve lo so dire, perché anche perché lì non vado mai. Davanti c'è anche un Gundam Café Official Cafe Shops, che vende però più che caffè, sì, ah ok, vende anche bevande da mangiare. Mi sembra che l'anno scorso non offriva cibo, era solo di gadget. Ora sì. Ah ecco, infatti dovete solo portarvelo fuori, non si può fare, non potete mangiare dentro. Gundam Caffè. Molto bella, guardate, qua c'è il Gundam da dietro, purtroppo c'è il sole in faccia e il video mi viene con il sole puntato in faccia, ma comunque, allora mi metto qua che c'è l'ombra, ok, guardate, la statua del Gundam vista da dietro, e si vede poco perché ho il sole in faccia, è una bella giornata. Poi c'è il Gundam Front, che è una sorta di negozio, che è questo Gundam Front, dove dentro vendono figure, model kit, tutto di Gundam. È un negozio messo qua davanti alla statua, o meglio sul retro. Guardate che bello da dietro, è sempre pieno di gente che viene a visitare la statua, c'è sempre tanta gente. Molto bello. Tappa obbligatoria, mi raccomando, tappa obbligatoria, anche perché non ne trovate da altre parti del mondo di statue del Gundam. Bellissima, è veramente molto bella, poi anche molto dettagliata, anche per come è stata creata qui. Molto molto bello. Diciamo, forse questa struttura credo sia un proiettore, è capace che di sera proiettano qualche immagine. E poi vedete la gente qui davanti, a parte il mio amico, che vengono. Adesso c'è poca gente, ma di sabato e di domenica qua c'è un sacco, ci sono una marea di persone. Va bene, è dalla statua del Gundam di Odaiba è tutto, vi saluto, anzi prima di salutarvi, credo che qua ci sono dei tendoni, Tokyo Meeting Gundam Tokyo Gundam 2016, credo facciano qualcosa, solo che ora è tutto chiuso, che riguarda il Gundam.
Non so dirvi cosa, prima di stand c'è anche una guardia, che qui vedete. Va bene. Vi saluto, vi da dalla bellissima statua del Gundam di Odaiba e ci vediamo poi in giro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi alla mia pagina Facebook Japan Otaku Paradise in Giappone nel cuore. Quindi ci vediamo prossimamente con nuovi video. Ciao ciao!